Province, il governo sta per riformare gli enti, riassegnando sovranità ai cittadini. Regione, la svolta va costruita sui contenuti e a partire dai territori. È il messaggio politico lanciato a margine della presentazione ad Avellino del libro di Sabino Morano, Tempo e realtà, col ritorno attivo alla politica dell'esponente di Primavera Meridionale. Stiamo immaginando di organizzare, o meglio di riorganizzare, una compagine che abbia aspetto più propriamente politico, chiaramente per essere presenti ai prossimi appuntamenti, all'appuntamento delle amministrative in città, in modo particolare a fare nostra la battaglia del ritorno al voto delle province, che è sempre stato un nostro punto cardine dal punto di vista programmatico, ma che questo governo sembra ci voglia far ritornare, voglia far ritornare le province al voto popolare. Tra gli intervenuti l'ex ministro Landolfi, l'economista Barile, imprenditori, militanti di centrodestra, l'ex parlamentare De Luca e, anche se non ci sono i partiti, ci sono cittadini e militanti di centrodestra curiosi della evoluzione dello scenario politico. A che punto è questo processo di organizzazione sul territorio, posto che alcuni partiti, anche Fratelli d'Italia ad esempio, è commissariata? I partiti hanno dinamiche interne nelle quali ovviamente è corretto che nessun eletto entri, nemmeno io, però io stimolo tutti a un lavoro di squadra, come abbiamo detto in campagna elettorale, e per questa ragione cerco di essere più presente, qualche volta anche in modo piacevole, perché presentare un libro di Sabino Morano è sempre istruttivo.